Bene, cari amici di Saiuz Web Network, siete qui con il vostro Gianluca a questa serata di presentazione di questo libro che appunto vi consigliamo e vogliamo appunto promuovere qui con Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. E si tratta appunto, come avrete anche sentito in queste settimane, come abbiamo appunto pubblicizzato in www.saiuzwebradio.net, della consultazione psicodinamica del dottor Giuseppe Filidoro, che ho il gran piacere, nonché onore, di avere qui con noi e con cui faremo queste, diciamo così, due chiacchiere insieme riguardo anche a quello che abbiamo appena sentito in questa conferenza presso questa libreria del Centro del Libro qui a Treviso. Ebbene, dottor Filidoro, intanto benvenuto, buonasera per noi chiaramente in questo momento, poi gli amici che ci vedranno e sentiranno a casa naturalmente per loro sarà un buongiorno o un buon pomeriggio, quello che è. E quindi partiamo un po' appunto come si diceva da questo libro, dal titolo stesso, poi naturalmente se lei ci vorrà anche ripetere qualcosa che si vedrà naturalmente qui sempre su Saiuz Web Network, di quello che il dottor Filidoro ha detto durante anche la conferenza, non c'è alcun problema. Quindi la consultazione, come potete vedere, psicodinamica, teoria e tecnica. Ci illustri un po' a grandi linee per i nostri amici web telespettatori e web radio ascoltatori. Sì, dunque, questo testo nasce dalla mia esperienza di formatore, ed è un testo che fondamentalmente è diretto e rivolto a psicoterapeuti in formazione, anche se chiaramente può essere trovato fruibile anche da chi ha una formazione un pochino più avanzata. Il testo, come dice il titolo, si occupa della prima fase dell'incontro, che poi sarà destinato a diventare un incontro terapeutico, che è appunto quello della consultazione, cioè quella fase che va dal primo incontro con il futuro paziente fino alla definizione di un certo progetto terapeutico. Quindi è quella fase che si prefigge di valutare la possibilità di intraprendere un percorso di cura che abbia certe caratteristiche. Le caratteristiche che vengono anticipate appunto dalla fase di consultazione sono le caratteristiche della psicoterapia psicodinamica, quindi è la consultazione psicodinamica che è la parte propedeutica, quindi preparatoria a poter svolgere una psicoterapia psicodinamica. La seconda parte del titolo quindi sottolinea che si tratta di una consultazione psicodinamica perché fa riferimenti appunto alla psicodinamica che ha radici nel pensiero e nella teoria psicoanalitica. Quindi viene sottolineato come una psicoterapia per essere psicodinamica deve avere radici nel pensiero psicoanalitico. Benissimo. Penso che sia molto chiaro, insomma. Quindi un libro anche aperto, nel vero senso della parola, come è anche stato sottolineato e ribadito durante la conferenza, a tutti, e mi permetto di dirlo io così, come ha detto giustamente lei, la levo anche dalla non presunzione, perché l'ha sottolineato senza nessuna presunzione, è stato scritto in maniera anche molto chiara e semplice, come peraltro è venuto fuori anche qui con le persone che sono venute a seguire l'incontro e hanno fatto anche i complimenti al dottor Filidoro per la scrittura, per i contenuti, per le citazioni e anche, poi lei ci dirà meglio approfondendo, per i nostri amici che sono anche interessati, e nonché anche le varie tecniche utilizzate e che anche lei magari in questo caso ci dirà nella fattispecie, consiglia. E mi è piaciuto anche il punto in cui ci diceva analizzata, diciamo così, una cosa con le varie tecniche, cosa ne viene fuori, sì. e con le varie poi anche successive conclusioni anche che si possono ricavare dalle varie tecniche. Le lascio la parola. Sì,
Praticamente il testo, che è diviso in più parti, ecco, c'è una parte teorica iniziale su cui non mi soffermerò adesso, e invece c'è una seconda parte, tutta la seconda parte del libro, diciamo così, ha un taglio un pochino più pratico, operativo, tenendo conto che è rivolto soprattutto a psicoterapeuti in formazione. Quindi mi soffermo e focalizzo particolarmente alcuni interventi tecnici che è utile conoscere ed è utile appunto utilizzare, scusate il bisticcio di parole, durante la prima fase di consultazione. Sono interventi specifici che hanno fondamentalmente la finalità di, come dire, di far progredire il dialogo verso successive aperture e comunicative e anche di attenzione e anche di comprensione delle dinamiche, sia relazionali, che sono quelle che si riferiscono alla relazione tra terapeuta e paziente, sia alle dinamiche che attengono all'intrapsichico, cioè quindi al mondo interno, diciamo così, del paziente. Ed in merito mi soffermo, come le dicevo prima, caro dottor Filidoro, su un punto che mi è piaciuto molto, naturalmente da profano, da ignorante, ci mancherebbe, non ho tantomeno la presunzione di saperne, e anche da interessato, come penso tanti. Al punto in cui si è sottolineato, e mi è piaciuto quello che ha detto anche lei qui in conferenza, o in presentazione, meglio ancora, per quanto riguarda quella linea che non ci deve essere così marcata, perlomeno, poi è logico che uno la può interpretare come vuole, tra, fra virgolette, i pazienti e chi è da questa parte che analizza appunto il caso, ma va visto come persona, individualità e anche come intera cosa da condividere, perché possiamo essere tutti, naturalmente, o questo o l'altro. Questo mi è piaciuto molto. Sì, sì, ecco, quello a cui lei fa riferimento è, come dire, è una... un'idea che io propongo, ma è qualcosa in cui io credo molto, cioè che fondamentalmente l'incontro terapeutico fin dall'inizio è un incontro tra due umanità, tra l'umanità del paziente, l'umanità del terapeuta, con tutto ciò che questo comporta e quindi tutto ciò che è relativo al modo di essere dell'uno, al modo di essere dell'altro, al mondo affettivo dell'uno, al mondo affettivo dell'altro, con, da parte del terapeuta, qualcosa che io ritengo comunque imprescindibile, ed è l'acquisizione di quelle competenze per far sì che questo incontro, che nasce appunto all'interno di un'umanità condivisa, abbia da parte del terapeuta quelle competenze per far sì che diventi anche a connotazione professionale. Certo, davvero condivisibile è... bella come cosa, almeno la ringrazio. Condivido con lei questo bel sentimento nella mia ignoranza, ma penso che tutti siamo d'accordo. Due altre domande, poi salutiamo anche e ringraziamo il Centro del Libro qua di Treviso, che ha ospitato, che pazientemente ci dà ancora qualche minuto a disposizione, poi vi faccio sapere anche per quanto riguarda questa libreria dove la trovate, come potete anche raggiungerla, anche in internet, e poi parleremo anche dell'associazione di cui anche il dottor Filidoro e la dottoressa Tecce, che questa sera ha appunto presentato, coadiuvando appunto la presentazione del dottor Filidoro, l'associazione di cui voi fate parte e appunto avete anche avuto modo di parlarne un po' marginalmente, però poi se volete anche approfondire con Saiuz Web Radio, Web Network, può anche dare i recapiti e dire di cosa vi occupate. E quindi le lascerei un'ultima, le chiederei altre due cose prima di passare oltre. La sua preparazione, quindi come il suo percorso formativo, nonché la sua carriera e poi anche appunto l'esperienza dove quindi è nata, divulgata e poi dove è arrivato a quello che è oggi, se posso permettermi con molto rispetto. Sì, è presto detto, io sono un medico, quindi sono laureato in medicina, fulminato sulla via di Damasco quando in secondo anno di medicina ho incontrato una lettura di Freud che mi ha aperto una dimensione nuova di comprensione dell'uomo, e da allora è stato il mio interesse principale, la mia passione anche.
Da qui la scelta di fare gli studi di psichiatria, poi successivamente di fare il training per diventare psicoanalista e dopo un bel po' di anni di operare psichiatrico nelle istituzioni, da una ventina di anni circa, lavoro privatamente nella clinica e ho il piacere grande anche di occuparmi di formazione di giovani colleghi che mi danno il piacere in qualche modo di condividere con me una crescita reciproca. Molto bene. E in merito, se vuole, parliamo appunto dell'associazione di cui fate parte, i contatti appunto per contattarvi e quello di cui vi occupate, nonché poi anche via email o via internet, certo. Se vuole dire tutto non c'è problema. Certo. Siamo ben lieti noi anche di Science Web Network, grazie, di appoggiare queste, grazie, splendide iniziative. Ecco, questa dell'associazione nasce proprio da questo piacere che provo nel favorire la crescita non solo personale, professionale mia, ma anche quella di altri colleghi che ho la fortuna di aver incontrato. Quindi è stata fondata questa associazione che si chiama La Recherche, ha sede a Cittadella. Il titolo è un po' ambizioso, nel senso che si rifà un pochino alla Recherche di Proust, che è, se vogliamo, una grande autoanalisi, no? In chiave letteraria. E così anche, come vuole sottolineare, il nostro desiderio di una crescita continua, cercando in noi stessi e nell'incontro con l'altro tutto ciò che ci può rendere in qualche modo migliori, sia come persone che come professionisti. L'associazione fondamentalmente ha una finalità di tipo formativo e quindi è rivolta principalmente ai soci o comunque a colleghi nel nostro campo professionale, però è anche un'associazione culturale, per cui tra le nostre attività ci sono anche degli eventi culturali aperti ad un pubblico non specialistico, che praticamente con l'intento di coniugare tutto ciò che attiene alla comprensione dello psichico con altri campi della cultura, la letteratura, la filosofia e così via. Molto bene, anche molto bello e ammirevole. Io direi gli ultimi minuti, poi chiudiamo. Vuole lasciare ai nostri web radio ascoltatori e web telespettatori i recapiti anche per contattare l'associazione, qualora fossero interessati, un indirizzo email anche, o semplicemente il sito dove andare? Sì, posso dare il sito web, che è www.apsi-centrale-larecherche.it. Questo è il nostro sito web. Sul sito ci sono tutte le indicazioni utili per prendere contatti con noi, per chiedere informazioni o semplicemente per appagare una curiosità. Ok, quindi ricordiamo, poi naturalmente scorrerà anche in sovrimpressione, www.apsi-larecherche.it. Bene, io ringrazio ancora il Centro del Libro qui da Treviso, che vi ricordo, vi consiglio, venite a visitarlo, è veramente molto bello. Un ringraziamento a Giorgio, se non ricordo male, che ci ha ospitato, grazie, lo ringraziamo di tutto, grazie. E magari, come sempre diciamo, si possono sempre avere, come vedete, collaborazioni anche con noi di Science Web Network. Vi ricordo che è in via Paolo Veronese numero 14/16, qua appunto a Treviso, in zona Fiera. Se volete contattare il Centro del Libro, il numero di telefono è lo 0422 580193, ma come peraltro troverete in sovrappressione, avete visto anche nello spot della serata. L'email è appunto centrodellibro@tin.it. Bene, cari amici, noi qui dal Centro del Libro di Treviso con il dottor Filidoro, Giuseppe Filidoro, salutiamo la dottoressa Maria Carla Tecce, che ci ha appunto accompagnato anche nella serata. Vi consigliamo questo libro, che è La consultazione psicodinamica, teoria e tecnica, appunto del dottor Giuseppe Filidoro, Armando Editore. Mi raccomando, ve lo consigliamo. Un ringraziamento a tutti. Vi aspettiamo sempre qui su www.sciencewebradio.net. dal vostro Gianluca è davvero tutto e alla prossima. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Ciao a tutti.